Dottore, è un regalo di Natale che va avanti anche nel tempo, perché è un regalo che arriva dalla fondazione e dall'ospedale, perché voi medici possiate avere un'agevolazione in quello che fate con una tecnologia all'avanguardia. Sì, io direi che la cosa giusta da dire è che questa è una risposta. Questa strumentazione nuova che arriva è una risposta a quelle che sono le esigenze di sviluppo del reparto di pneumologia, che comunque metterà a disposizione questo tipo di strumentazione per tutta una serie di altre unità operative, a cominciare dalla nostra medicina, dal servizio di oncologia e anche dagli ospedali del territorio. E poi è una risposta anche soprattutto alla popolazione che con generosità ha donato durante la pandemia dei fondi e li ha donati proprio durante una pandemia di tipo respiratorio, e quindi può rendersi conto e vedere e rendersi conto direttamente di come vengono utilizzati questi fondi. Quindi una bella risposta che viene data, che porta a un'implementazione del servizio di pneumologia che assieme alla medicina tanto ha fatto e tanto ha sopportato durante questo tipo di gravissimo quadro pandemico. Per cui insomma devo dire che è un bel regalo di Natale. Possiamo dare qualche piccolo dettaglio tecnico? Certamente, praticamente questo strumento è quello che consente di andare oltre il semplice esame broncoscopico, che è quello che consente di visualizzare le vie respiratorie. Per farla molto semplice, una persona che è affetta da una problematica polmonare di tipo oncologico ha la necessità di avere una corretta valutazione e stadiazione di quelle che sono le ghiandole, i linfonodi all'interno del torace. Questa strumentazione in un unico esame consente di valutare sia le vie endobronchiali sia i linfonodi e, nel caso di sia necessario, andarli a campionare con opportuni aghi, avendo quindi la possibilità di evitare ripetizioni di esami, di evitare di inviare i pazienti per questo esame più complesso presso altre strumentazioni e quindi avere una gestione diciamo completa direttamente dall'inizio alla fine di tutto quello che è il percorso diagnostico del paziente.